macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Premio CEO dell'anno, cantieristica navale. Leggiamo la motivazione. Per puntare sempre con la sua azienda sulla qualità, l'innovazione e il servizio post vendita. Per la concretezza dell'artigianato tradizionale del prodotto, unita a un forte spirito di sperimentazione e per essersi saputa adattare nel supporto a una clientela sempre più internazionale. Il premio va a Barbara Amerio, Gruppo Permare. E naturalmente qui con noi, prego, Barbara Amerio, CEO, ovviamente CEO dell'anno cantieristica navale, che è il premio che assegniamo. Complimenti, questo è suo, quindi grazie, grazie mille. Si avvicini pure. Anche per noi è un piacere naturalmente consegnarglielo direttamente. Ecco, facciamo qualche ripresa e qualche fotografia. Allora, la invito a accomodarsi, la faccio sedere, questo lo può lasciare tranquillamente lì. E insomma, le chiedo un commento a caldo, cosa significa per lei questo riconoscimento, per lei naturalmente per Gruppo Permare. È un po' la ripresa di tutte le attività che non si sono mai fermate in cantiere, ma la parte, diciamo, di pubbliche relazioni, premi e riconoscimenti parte proprio oggi. Sono molto onorata di essere qua, lo sono stata prima del Covid, ritorniamo, diciamo, a essere qua alla Borsa Italiana con voi. E questo riconoscimento mi onora perché la sperimentazione non è semplice, bisogna essere coraggiosi, per cui voi state premiando il coraggio di una piccola impresa che però si fa spazio e porta il nome dell'Italia in giro per il mondo e prova a essere anche molto sostenibile in un campo dove non è così scontato. È vero. Grazie mille. Sperimentare, ma partiamo proprio da qui, ci mancherebbe, effettivamente è un punto chiave, perché poi le idee ci sono sempre, però un conto è avere un'idea, un conto poi provare, osare e appunto, come ha detto lei, sperimentare. E noi abbiamo utilizzato proprio questa parola. Peraltro la sperimentazione anche insieme all'apertura, perché si parla di clientela sempre più internazionale e quindi anche riuscire ad adattare, no? Quello che è la sua idea, l'idea aziendale, con sperimentazione rivolta a X metodi diversi, e questa anche la sfida, credo. E ci porta in una dimensione internazionale dove non abbiamo solo clienti esperti, ma anche nuove generazioni che credono nel noleggio oltre, diciamo, all'utilizzo privato. E ci accompagnano in questa ricerca dove la sperimentazione si spinge su materiali riciclabili, su motori a bassi consumi ed emissioni, per adattarsi alle nuove normative. È una sfida continua dove l'Italia continua ad avere la leadership mondiale da più di 20 anni, per cui più che orgogliosa di essere parte di un settore che è un fiore all'occhiello per l'Italia tutta. E poi un altro concetto prima di insomma, salutarla e consegnarle veramente il premio è quello dell'unione tra la tradizione e l'innovazione, che insomma, se poi sono coniugate bene, vincono sempre. Cioè, o meglio, questa unione vince sempre. Certo, la tradizione è quella che ci lega al nostro territorio. E l'innovazione appunto è puntare sul futuro anche con i giovani, col contributo dei giovani. Esattamente, assolutamente, quindi tradizione. Il vecchio e il nuovo, insomma, dove la parola vecchio vuol dire esperienza, non certo in accezione negativa. Bene, tanto cosa vi attende adesso per il futuro? Il lancio di 2 nuovi prodotti, uno sarà durante il Salone di Genova, è un nuovo progetto per il 23 dove compieremo 50 anni di attività. Quindi dobbiamo ritrovarci qui per festeggiare i 50 Certamente. Anni. Questo è un appuntamento che dobbiamo segnarci entrambi in agenda. Quindi in bocca al lupo, complimenti, e adesso può ritirare veramente il suo premio. Grazie. Complimenti a Barbara Amerio, CEO dell'anno cantieristica navale Gruppo Permare. Prego.